Nella bassa padovana c'è una società di pallavolo che fa delle collaborazioni nel territorio la sua arma vincente. Parliamo del Volley Insieme di Due Carrare. È una collaborazione con Monselice, perché è PGS Carrarese Euganea, che è già una collaborazione tra Battaglia Terme e Carrara San Due Carrare. Si sono unite alcuni anni fa, adesso in collaborazione insieme anche con il Monselice fanno questo volley insieme, insomma, è cercare di unire un po' gli sforzi per creare qualcosa di positivo. Noi crediamo che attraverso le collaborazioni i ragazzi hanno modo di crescere. Le situazioni tipo quando ci troviamo a avere 5-6 ragazzi e non riuscire a fare una squadra, collaboriamo con il Monselice, che loro magari hanno più possibilità, collaboriamo con altre società, di conseguenza riusciamo a fare una squadra, come si è visto anche quest'anno con l'Under 16, che si è avuto un bel risultato. Tante squadre in società, con un'attenzione particolare al giovanile, e i risultati di tanto lavoro sono già arrivati con la vittoria nel campionato provinciale di Under 16 maschile. Sta investendo parecchio la società, infatti secondo me gli allenatori più bravi sono tutti sulle giovanili, ed è secondo me una cosa corretta, solo che sul femminile secondo me c'è un bacino d'utenza molto ampio, ci sono parecchie squadre giovanili, maschile ancora fatica un po', e il fatto di avere anche una serie D magari aiuta un po' a far crescere anche la voglia sui più giovani di venire a giocare, quindi speriamo di tenerla a lungo in modo da creare un bacino di utenza ampio dove c'è tanta quantità, magari esce anche tanta qualità. L'Under 16 ha vinto il campionato provinciale, è un risultato molto positivo per la società, infatti investendo nei giovani io mi sento un po' la chioccia di questi che abbiamo qua con noi, e speriamo che porti bene tutto quanto il discorso. E se nei campionati giovanili si punta a raggiungere risultati importanti, nella terza divisione quello che conta è divertirsi e continuare a coltivare la propria passione per la pallavolo. È una squadra giovane, e tutti i ragazzi sono di 20 anni, 21, ce n'è rimasto qualcuno di vecchio, però è un po' insomma la chioccia del gruppo. Sono dei ragazzi che sono in prospettiva per in crescita, per l'anno prossimo essere inseriti sulle squadre più alte della squadra, quindi quest'anno li abbiamo fatti un po' giocare e l'anno prossimo penso andranno a rimpinguare un po' le fila della Serie D, o vedremo un attimino come si organizza la società. Siamo un gruppo omogeneo che va dal più piccolo che ha 17 anni, io che sono il più vecchio che ne ho 36 tra virgolette, perciò è un gruppo bello omogeneo, ben assortito tutto quanto. Ci divertiamo insieme. Campionato, siamo quarti in classifica, mi sembra. Purtroppo la prima ormai è andata, fatto campionato a sé, prendiamo quello che viene. Mi piace molto come sport, prima facevo calcio, ma no, mi piaceva molto anche nel mio paese c'era principalmente quello, e quindi dai primi anni ho fatto quello sport. Dopo, conoscendo degli amici che giocavano Due Carrare a pallavolo, mi sono introdotto nel gruppo e mi piace molto di più, ci divertiamo. Usciamo anche dopo gli allenamenti, dopo le partite, siamo un bel gruppo affiatato. E l'ultimo importante appuntamento dell'anno in società si chiama Torneo Amico Volley. Capiamo di cosa si tratta. Sono due giornate, un sabato e una domenica, di modo che i nostri ragazzi, soprattutto i giovani, esattamente i ragazzini, facciano l'esperienza di gioco, di convivenza, poi sia per la sera e anche in notturna, di modo che crescano, abbiano modo di confrontarsi.